Bentornati in questa seconda parte di Disastro d'Arte, capitolo 5. Oggi andrò a finire questa immensa tavola di 9 metri per 2,50. Mancano solamente due personaggi da realizzare e poi quei tocchi finali qua e là. Certe cose si fanno sul momento, si improvvisano. Tutti i disastri d'arte si fanno in questa maniera, ok? Non ci perdiamo in chiacchiere e proseguiamo con la nostra opera. Eccoci qua, amici miei, ora devo andare a realizzare gli altri due personaggi che sono da questa parte della parete in legno. Però devo ancora aggiungere delle ombreggiature in grigio, dobbiamo ancora lavorarci. Piano piano verrà tutto. Allora, finalmente posso iniziare a stendere tutta la parte in nero. Ho preso il mio colore a mo' di, non lo so, cestino da picnic, anche se qua dentro c'è il colore. Che cazzata. Eccoci qua, bestie, finalmente ho finito tutta la stesura in bianco e nero, in nero in realtà, in bianco solamente il fondo, è venuto abbastanza... Adesso volevo testare una cosa in più, delle ombreggiature un po' più chiare, in grigio. Con cosa si fanno queste ombreggiature? Con l'acqua sporca, eccola qua. Qua ho pulito i pennelli. Perché andare a sprecare inutilmente del colore? Dato che possiamo usare l'acqua sporca. Potete anche andare fuori da casa vostra, ad esempio sulla strada se c'è una pozzanghera, e allora potete raccogliere e utilizzarla per colorare. Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Testiamo, proviamo, rischiamo a questo punto, perché io non sono ancora sicuro. Vediamo cosa viene, è molto acquoso. Proviamo.
Eccoci qua, giunti alla fine di questo disastro d'arte e ho finito tutti i quattro personaggi, ho dato anche questa stesura in grigio come vedete. Io sono contento, sono soddisfatto. Come sempre, se vi è piaciuto questo disastro d'arte mettete un bel mi piace qua sotto, commentate, ditemi un pochino la vostra, se conoscete la palla a pugno, tipo voi del sud che mi state guardando in questo momento, esiste la palla a pugno ad esempio in Calabria? Non penso proprio, lì che cazzo hanno? Le bocce? Cos'hanno? Ringrazio per la presenza e l'immenso aiuto di Matteo Gallo, direttore della fotografia di Strips. Trovate il canale qua. Dall'orecchio di Bertola, il Pelé della palla a pugno. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta, che non so quando sarà, però speriamo al più presto, quindi... Ciao, adesso mi toccherà pulire tutto, vero Matteo? Sì, dai. Mi aiuti? Andiamo, però. Sì, dai, andiamo. Andiamo, dai. Salti aggraziati, un po' così, no? Lo sguardo. The champion of the palla a pugno. In inglese? Come si dice in inglese? Palla a pugno. Punch ball, che cazzo ne sono? Punch ball. Che cazzo? Mi si è staccato una clavicola, sono le clavicole. Hai fatto anche un tiro abbastanza scarsino. Mi sono rotto i coglioni, ma spegni.